nelle ultime settimane, ma anche prima, abbiamo visto che comunque in un campionato che secondo me è abbastanza equilibrato, al di là di qualche eccezione, è chiaro che poi la differenza la fanno gli episodi. Molte volte gli episodi sono stati a nostro sfavore, anche in questa stagione, dobbiamo dire la verità, gol annullati, fuori gioco, insomma, situazioni un po' al limite che ci hanno... con un tiro sotto. Esatto, no, dobbiamo dire la verità, a volte avremmo meritato sicuramente di più. In questa occasione, secondo me, forse il risultato più giusto, diciamocela tutta, sarebbe stato comunque il pareggio, perché... il Foggia per larghi tratti all'inizio della partita e poi nel finale sicuramente avrebbe meritato di più. Tu giustamente ricordavi che c'è stato anche qualche intervento di Visi, e su questo magari poi torneremo. Visi che è andato in campo con grosse difficoltà dal punto di vista muscolare, quando abbiamo un Ginestra che vabbè, comunque di questo poi, se vorrete, parleremo. Anche perché per insomma, tu devi saperlo un po' prima, perché per scongelarlo, ecco, ci vuole un po', se no ci vuole il forno a microonde. Fortuna nell'ultimo minuto, ecco, non si fa tempo. Se non c'è il forno a microonde, è dura. Comunque, dicevo, è stata una partita abbastanza equilibrata. Sì, la Ternana è andata sicuramente meglio, disposta in maniera più razionale, con una formazione che tutto sommato, al di là di quell'eccezione che dicevamo, Negrini Piccioni, ha convinto abbastanza. Certo che c'è ancora molto da lavorare, se questa è una formazione che vuole, non dico vincere il campionato, ma quantomeno giocarsela ai playoff, perché ho visto un Foggia comunque che ci ha messo in difficoltà in tantissime occasioni, in diverse occasioni. Insomma, il forcing finale probabilmente poteva andare a finire anche diversamente. La Ternana ha, io sono concordo con Gigi, ha messo un paio di tasselli importanti. A me è piaciuto soprattutto in Burgia. Ne avevo sentito parlare molto bene e credo che abbia confermato. Tra parentesi, dobbiamo dire che quella non era certamente la partita in cui magari il terzino, come si chiamava una volta, spinge. La riprova importante l'avremo in casa, perché adesso in casa avremo due partite dopo la sosta fondamentali per il percorso poi dell'ultimo tratto del campionato, perché avremo, come si diceva, il Pescara e il Porto Gruaro. Mi sembra intervallato dalla trasferta a Cava? A Pescina. Quindi indubbiamente questo sarà un trittico, un trilogy di partite di quelle toste, insomma, che verificheranno, così, che verificheranno veramente le ambizioni della Ternana. Posso dire soltanto una cosa, poi cedo la parola anche agli altri ospiti, a proposito di questa Ternana che comunque forse sta cominciando a entrare un pochino di più nei meccanismi non semplicissimi del nuovo allenatore Dominicali. Perché... Però qui, scusa, però... interrompo. C'è una contraddizione in termini, perché dunque lui dice che c'ha bisogno di tempo per far assimilare gli schemi ai giocatori, poi arrivano quelli nuovi e li butta dentro subito. Certo, allora, tanto nessuno ci ha capito niente, quindi comunque, al di là di questo, volevo dire, la Ternana sta entrando forse a appena, ancora ci deve entrare meglio nei meccanismi di questo allenatore. Abbiamo capito, io credo, che nel credo di Domenicali non c'è certo sfruttare al massimo le fasce laterali, altrimenti non si spiegherebbe neanche il tener fuori Piccioni a vantaggio di Negrini. Insomma, mi sembra che comunque... Io devo onestamente dire che un pochino quelle sgroppate sulle fasce laterali di Concas a destra e di Piccioni a sinistra le rimpiango, nulla togliendo sicuramente a quello che è il lavoro e le intenzioni e il credo calcistico di Domenicali, che è sicuramente un ottimo allenatore. Voglio vedere alla lunga questo modulo tattico su cui si sta lavorando e che piano piano sta cominciando a ingranare. Io voglio vedere, Massimo, mi rivolgo a te, voglio vedere Domenicali un po' più alla lunga anch'io, per un semplice motivo, perché se noi andiamo ad analizzare le partite di Domenicali da quando a Terni, ossia 6 partite, ha fatto 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. C'è da dire che se 2 sconfitte sono venute, una con il Taranto, va bene, ci può stare, una con il Verona, prima in classifica, ci può stare, dopo però tu con le altre 4 partite hai giocato 3 volte contro l'ultima in classifica, perché Andria era ultima, la Spalla era ultima, Potenza era ultimo, e una volta col Foggia che era penultimo, e hai vinto 2 partite, la prima con l'Andria su 2 rigori,
grazie a due infortuni clamorosi dei difensori, uno del portiere dell'Andria, e l'altra per due clamorosi paperoni, chiamiamoli come si chiamano, del Foggia, del portiere del Foggia. A me ancora, io questo grande calcio, questi schemi, questi moduli, non l'ho visti. Non l'ho visti. Si vince, si vince comunque. Si vince, si vince. Io la prima cosa che ho detto, mi tengo i tre punti graditissimi, fortemente agognati, devo dire. Però adesso tu sei ottimista, io ancora mi aspetto un paio di domeniche, perché ecco, adesso c'è il Pescara, un test veramente probante, che giochi con una diretta concorrente a questo punto, se punti ai playoff, lì vedremo. C'è anche la sosta, quindi anche due settimane in più di studio tattico, è vero, eccetera eccetera. Massimo, invece la tua impressione, sappiamo che a te non è che ti sta particolarmente simpatico, no? No, io non ci ho mai parlato neanche, quindi. Beh, così, l'apparenza, però abbiamo sentito qui l'apparenza è quella di un allenatore che secondo me poco si concilia, insomma, con lo spirito della cittadinanza e della tifoseria rossoverde. Ma a prescindere da questo, parliamo di una vittoria, come è stato detto, fortunosa e fortunata. Fortunosa perché è scaturita da due clamorosi errori del portiere del Foggia, fortunata perché è coincisa con una serie di risultati che hanno riproposto la Ternana in piena zona playoff, nonostante un periodo sicuramente poco fortunato dal punto di vista dei risultati. Io dico, e questo è il mio modesto pensiero, che abbiamo buttato via 7-8 domeniche, 7-8 partite, quelle appunto della gestione dei domenicali. Fosse rimasto Baldassarri al suo posto, probabilmente avremmo ottenuto risultati più significativi, più importanti. Non ho capito bene perché si sia fatta una rivoluzione all'interno di una squadra che comunque in ogni caso funzionava, ancorché insomma l'ultimo periodo di Baldassarri non fosse stato particolarmente fortunato. Non ho visto un gioco spettacolare, sto ancora aspettando che il Vade della Bassa insomma ci illumini con il suo calcio champagne, che fino a questo momento non mi sembra che sia emerso in nessun momento delle 6, 7, 8 partite insomma della sua gestione. Resta da dire una cosa: Domenicali aveva le valigie in mano, perché in caso di sconfitta a Foggia sarebbe sicuramente stato fatto fuori insieme al suo mentore. La presenza di Giorgini a Foggia, insomma, è inutile che ce la nascondiamo, via, è sin troppo significativa, sin troppo sintomatica, a Foggia va andato in trasferta, non ci vuole molto. Non è che poi Giulianova Foggia sia una distanza straordinaria, però insomma che questo signore si sposti da Foggia, da Giulianova, insomma, detto, per andare a Foggia. Però non è detto, dai. Vabbè, ma questa è una mia, mi ha smentito, vi dico, mi ha smentito, eh. Vabbè, ma che ti deve dire, che è vero? Non ho capito. Che ci sia una lotta intestina all'interno della società rossoverde mi sembra che sia clamorosamente evidente, insomma. Dalla padella alla braccia, comunque. Però è chiaro che secondo la filosofia gestionale di Via Leardi, l'unica persona che poteva essere rimessa in moto in un meccanismo perverso che avrebbe dovuto portare a destabilizzare la poltrona di Domenicali e quella di Mascella, chi era? Giorgini. Mi correggo, facciamo a tempo a fare il playout. È abbastanza evidente. Credo a questo punto che diventi, e concludo, determinante la partita con il Pescara. Lì la Ternana si gioca il campionato, perché in caso è auspicabilissima vittoria, siamo tutti felici che la Ternana abbia vinto a Foggia, che si sia riproposta al quarto posto in classifica, che sia in piena lotta per i playoff, siamo tutti completamente felici. Ma la partita col Pescara diventa decisiva, solo la vittoria potrà dare spinta a questa squadra per andare verso quella promozione in Serie B che Mascella ha così eclatantemente sbandierato, e sul qual progetto non credo che Montemari sinceramente siano molto d'accordo, è una mia personale impressione, o che comunque coloro che rappresentano, per me la Ternana società, parte della società, non vuole la Serie B, per me, ma queste sono mie personali impressioni. Ma per quale ragione Recondi? Ho questa impressione, è una mia impressione che scaturisce da anni di frequentazioni nelle diaboliche stanze di Via Leardi. Ma devo dissociare, dice lui, è una sua opinione. È una mia opinione, può darsi che sarò sconfessato, smentito, ma tutta sta gran volontà secondo me. Allora, abbiamo sentito gli esperti del calcio, per adesso voglio sentire gli esperti della politica. Ma questa Ternana, ma voi che state lì a Palazzo Spada, no? Chi da assessore, chi da consigliere, ma che va arriva a voi? Cioè, delle richieste dei cittadini che ogni tanto invocano una parola, un gesto, qualche cosa. Poi una domanda ce l'ho precisa da fare, però adesso volevo sentire un po' il polso della situazione. Dovreste essere, no? Ferrandi, mi guardi anche lei per cortesia. E stia attento. Non faccia il vago, perché anche